aggiungi, invitiamo, copia. Vedi un po'. Mo' che spunta Gianni. Riproviamo questa live. Dicevamo che siamo rimasti, che eccolo. Ciao, Eccolo. ciao. Mi senti, vero? Sì, qualche problema tecnico perché secondo me ormai le persone collegate sono diventate tantissime. Eh sì, specialmente di mattina perché chiaramente i ragazzi, diciamo, fanno lezione online, quindi le reti sono sovraccaricate. Vabbè, io poi scarico il video, rimonto e riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Sì. E ci eravamo lasciati sulla valutazione di WordPress, che è il CMS che utilizziamo, diciamo, in maniera Sì, molto sì. più potentemente. E ti dicevo che alcuni. A volte io le osservazioni che vengono fatte, ok, WordPress va bene per un sito da dilettanti, e invece non è così, non è così affatto. Assolutamente no, assolutamente no. WordPress dà la possibilità a chiunque, diciamo chiunque, di poter fare o quantomeno di pubblicare delle pagine sulla rete, su internet, ma in realtà è lo strumento più duttile. Guarda, Professionale che ci sia. Robby, sì, attualmente tra i siti importanti che utilizzano WordPress annoveriamo ad esempio il sito della Casa Bianca, il sito ufficiale della Casa Bianca, una serie di portali istituzionali di qualsiasi livello, proprio a livello di portali, quindi ovviamente devi anche garantire la sicurezza anche sull'attività giudiziaria proprio americana, il sito del primo ministro indiano, il sito ufficiale di Svezia e Finlandia, ho una bella lista. E inoltre una serie di portali proprio legati all'informazione, quindi New York Times, Reuters, stiamo parlando di portali internazionali, poi italiani ce ne sono comunque tantissimi. E il discorso di WordPress è questo, che WordPress è un open source che si è mosso in maniera molto intelligente ed ha convinto milioni di sviluppatori da tutto il mondo a creare diciamo delle strutture, delle piattaforme, aiutare ad evolverlo in relazione alle richieste che facevano i motori di ricerca. Quindi se Google dice ho necessità che i siti implementino questa soluzione per poter mostrare meglio i contenuti, WordPress è in grado di farlo grazie a migliaia di sviluppatori che lavorano tranquillamente. Quindi oggi utilizzare WordPress consente una massima versatilità perché le strutture, anche grafiche, anche i template, ma anche proprio le strutture per creare piattaforme di vendita, creare piattaforme learning, creare delle funzionalità particolari, WordPress già le ha realizzate, prodotte, funzionano bene perché già sono state testate e sviluppate. E quindi consentono a chiunque di poterle utilizzare ed implementare. Se Sai vogliamo che parlare. Sì. ci stiamo facendo un sacco di nemici, diciamo, che Sì. le critiche sono no, ma È un'idea. dal punto di vista proprio dei tecnici, intendo, perché Lo so. lo sappiamo. No, però non è una nostra opinione, diciamo, o meglio, diciamo, sì, è un nostro punto di vista, è opinabile, chiaramente. Guarda, consentimi di fare questo esempio. Se io dovessi costruire un'automobile, non vado a costruirmi pezzo per pezzo, vado a prendere la piattaforma di una macchina che è riuscitissima, che viene già sfruttata dal 30-40% sul panorama mondiale con ampi successi. Vado a prendere questa piattaforma, che già funziona molto bene. E su questa vado a implementare quello che voglio io. E WordPress fa proprio questo alla fine. Serve a questo. Infatti, stavo aggiungendo, non è che
è l'interazione interessante e vincente, diciamo, dal mio punto di vista, tra me e te è esattamente questa. E WordPress consente di studiare, elaborare e implementare soluzioni anche con il codice, cioè io ho un'esigenza dal punto di vista della comunicazione, quindi di mettere a punto uno strumento che possa consentire la massima interazione tra utente, certo, e azienda che elargisce un prodotto o un servizio, attraverso la scrittura proprio manuale, diciamo, di codice implementata sul CMS WordPress, consente diciamo, di trovare una soluzione adeguata alle esigenze di ogni singolo cliente. Quindi non è che con WordPress è facile, è semplice, ma non è facile. Quindi c'è bisogno di una competenza tecnica elevata. Diciamo che è lo strumento che consente l'interazione immediata per l'ingresso sulla rete, però non è una cosa che è semplice da fare. No, non è proprio immediata, però consente anche a uno sviluppatore di lavorare su delle basi, delle piattaforme che sono già definite. Quando ad esempio Google ha introdotto il protocollo AMP, si è iniziato a parlare di protocollo AMP. Nel tempo voleva il protocollo AMP. Sì, nel tempo bastava Vediamo cos'è il protocollo AMP. Il protocollo AMP è un protocollo inventato e sviluppato per consentire ai contenuti di essere più caricati più rapidamente. Nel senso, creare una pagina semplificata che consentisse a chi si collega di caricarsi più rapidamente e far visualizzare soltanto le sezioni fondamentali, quindi ovviamente il testo, il logo, ovviamente poi la pubblicità, è nata la pubblicità AMP. Però creare un'esperienza utente sufficiente proprio a dare quei contenuti all'utente e consentire un caricamento rapidissimo, quindi una pagina equivalente a quella che uno ha appena realizzato. Però su mobile, cioè su smartphone. Assolutamente, creata per mobile. Questo ha consentito ai motori di ricerca, parliamo di Google ovviamente, hanno detto creiamo queste pagine AMP perché ovviamente si possono posizionare meglio dal nostro punto di vista, perché se uno cerca una query, inserisce una query di ricerca, l'utente è più soddisfatto se carica delle pagine, trova nelle prime posizioni delle pagine che caricano molto più rapidamente. E chi si è dovuto quindi si sono dovuti adattare tutti poi a questo protocollo AMP, ma chi utilizza WordPress è stato ovviamente facilitato, perché sono nati i plugin che consentono a un sito di implementare questo protocollo, quindi creare le pagine e metterle in rete in maniera molto più veloce, insomma. Quindi rispettando tutte le regole di questa previste proprio dall'AMP. Senti, dal punto di vista del posizionamento invece, sia i proprietari dei siti, e qua parliamo di due categorie principali, cioè le aziende e i fornitori di servizi. Per fornitori di servizi mi riferisco a professionisti, architetti, sì, medici, avvocati, ingegneri, non mi viene in mente in questo momento nient'altro. Per aziende mi riferisco a coloro i quali producono un prodotto e lo vendono sostanzialmente, quindi lo piazzano sul mercato. Sì. Vogliamo cercare di dare un'indicazione, cioè perché dovrebbero essere sulla rete? Molto spesso la presenza in rete viene sottostimata.
viene sminuita in un certo senso. Perché? Perché diciamo che se noi ragioniamo con quello che sta avvenendo in questi ultimi anni, cioè c'è un'evoluzione tecnologica che porta molto spesso i più giovani a ragionare in maniera diversa, cioè mentre io vado a cercare un professionista a volte che conosco, nel senso che o che magari mi abita vicino casa, molto spesso i più giovani preferiscono accedere allo smartphone, accenderlo e andare a vedere i professionisti della zona là, andare a vedere quante stelline hanno e scegliere nel giro di 30 secondi, avere un'idea di chi contattare. E questa è una rivoluzione un pochettino anche sociale, volendo, nel senso che comunque questo che ho detto adesso sta avvenendo in tantissimi settori e mano a mano potrebbe avvenire anche nei settori dove diciamo che, fanno da padrone, diciamo, il negozietto sotto casa, chiamiamolo così. E quindi diciamo è dovere di tutti gli imprenditori non trovarsi impreparati, cioè comunque avere contezza di questo fenomeno, sapere che cosa vuol dire essere in rete ed essere pronti, insomma, a coinvolgere tra virgolette il proprio business, portare il proprio business sulla rete, perché un domani potrebbero subire dei cali proprio perché la gente tende più a lavorare sulla rete, come sta avvenendo ad esempio con il settore tecnologico, ma anche con tantissimi settori merceologici, con Amazon. Cioè Amazon ha rivoluzionato il sistema di vendita online, quindi molti imprenditori hanno notato dei cali che proprio perché i loro prodotti vengono acquistati su Amazon dagli utenti. La concorrenza è su Amazon. Assolutamente. È stato un errore strategico grave da parte dei piccoli, delle piccole e medie imprese. Però ragazzi, quando parliamo di piccole e medie imprese, non è che stiamo parlando... cioè imprese, piccole e medie imprese si intende anche in 10-15 dipendenti, quindi in realtà aziendali di un certo livello che fatturano milioni di euro l'anno. Il fatto di non avere trovato o di non avere pensato di dedicare un investimento dedicato appunto allo sviluppo degli strumenti online e anche della presenza su una piattaforma elevata come quella di Amazon ha causato secondo me dei grossi problemi. Aggiungo anche perché, per un dato, Amazon i fornitori più numerosi di Amazon sono piccole e medie imprese. Sì. La grande distribuzione non ha ancora funzionato su Amazon, anche se ci sono stati dei tentativi per fornire prodotti alla grande distribuzione su Amazon, ma evidentemente l'accordo non è stato trovato. Aggiungo inoltre che per quanto riguarda il commercio B2B, sì, quindi tra azienda e azienda, dislocati nel mondo, ci sono degli strumenti che sono totalmente sconosciuti alle aziende, agli imprenditori, come per esempio Alibaba, che ha sviluppato delle relazioni e quindi delle modalità di collaborazione, per esempio con Unicredit, per cui ci sono degli strumenti dedicati accessibili con Unicredit, che consentono alle aziende di essere presenti e di avere una presenza importante sulla seconda piattaforma B2B del mondo, che è appunto Alibaba. Certo. Peccato, diciamo, perché invece la presenza in rete viene sottovalutata, oppure si pensa che basta che c'è il ragazzino, diciamo, che sta dietro al computer e risponde ai messaggi degli utenti, allora la presenza viene soddisfatta. Non è così,
e poi magari accorgersene. Ma piano piano ce ne stiamo accorgendo tutti, perché già con Amazon danno questo primo approccio. Amazon non è che è il diavolo, è soltanto un'azienda che è andata più avanti di tante altre aziende, ha capito che doveva soddisfare le esigenze di una certa tipologia di pubblico, ha individuato la tipologia di pubblico e si è portato avanti adeguando i prezzi alle richieste. Quindi dico, alla fine l'obiettivo dell'imprenditore deve essere quella di essere al passo coi tempi, cosa che molto spesso purtroppo non avviene. Va bene, allora, noi ci diamo appuntamento per i prossimi giorni, io elaboreremo il video, va bene. Naturalmente ogni commento è ben gradito, se dovesse ce ne essere, e anche riguardo alla soddisfazione di richieste e curiosità, sia io che te siamo disponibili. Va bene, okay. D'accordo, dai, grazie, ciao.